Mi ha guardato il posteriore, c'era la ghiaia. E infatti ne approfitta. Basta, non mi prendi più. Non esserne così convinto? Sono certo, non ne sono convinto. Ah, ecco, fai di necessità virtù, insomma. Quindi fondamentalmente ci siamo teletrasportati dalla discesa dei laghi di Cancano fino a Castione, dove abbiamo fatto benzina. E adesso da Castione a Bema... Ah, merda, sono le 19.31. Da Castione a Bema sono circa 25 minuti, quindi siamo veramente, veramente al pelo. Io spengo quella davanti o non ho più batteria per salire a Bema? Sì. Eh? Mi è arrivata una merda sulla visiera. Cos'era? Boh, merda. Merda. Sembra merda, è marrone. Carabinieri. Non so cosa sia, comunque. Boh, è marrone. Boh. Io non ho cagato. Nella aiuola questo qua ha rischiato. Bene, la statalona della Valtellina l'abbiamo fatta tutta, siamo arrivati di nuovo a Borbegno alle 8:10, quindi la salita mediamente richiede un quarto d'ora in macchina, 10 minuti in moto, quindi l'una direi che siamo quasi in orario. Sì. Sì, considerando che dalle 8 si siedono, io devo ancora mettere a posto la moto, cambiarmi, sistemarmi un attimo. Beh, quello lo faccio io, cioè te la metto a posto io la moto. Sì, no, ok, però... Adesso siamo arrivati al bivio, questo ancora un po' che usciva in mezzo. E beh, la pioggia non l'avevamo prevista. No. Beh, che tutto sommato è andata anche abbastanza bene. Sì. Avevo già iniziato a preoccuparmi. Comunque seriamente ordina la gomma, perché già non so quando riusciremo a fartela cambiare. In più se aprono la Svizzera e hai la gomma così non ci possiamo andare. Provo a guardare. Tra oggi e domani. Sì, oggi voglio proprio vedere quando guardi. Tra domani, dopodomani. Bene, siamo arrivati al bivio, adesso saliamo su a Bema. Come è venuto giù una frana settimana scorsa? Ah, mi scappava i pipì. Non hai tempo di farla. E via che si va a battere la cronoscalata. Cos'hai fatto? Divertente la strada di Bema. Perché cos'hai fatto? Cosa? No, hai fatto... No, ho riso. Ah, ok. Pensavo avessi rischiato. Sì, beh, soprattutto quest'ora, perché penso non scenderà nessuno. Cioè, chi su è su, chi è giù, e fino a domani non se ne parla più. Esatto. Sì, guardate qua che slalom. Tra l'altro quella strada qua è stata costruita con tutte le putrelle nella montagna, quindi è in sospensione sul vuoto. Cioè sotto qua non c'è nulla, ci sono solo le putrelle di ferro che entrano nella montagna. Sì, beh, ma un pezzo c'era già. Luna, dobbiamo creare suspense, se inizi a dire che c'era, Ma si vede la riga della strada che c'era prima.
Ma chi non è mai venuto non lo sa. Ehi, ok. Vuole distanziare le di KTM, l'ultimo pezzo di strada di guidata di oggi. Ah, mi scappa la pipì. Ah, questo tratto mi fanno male a me le sospensioni. Ho alzato la visiera proprio sotto la pioggia. Ma quanto piove giù? Attenzione, una macchina incredibile. Bestia. Tratto tecnico misto difficile. Qua è misto enduro. Sì, il misto nel senso che è un po' off-road. Porca vacca. Luna, fammi un po' di telecronaca, sennò sei lì dietro in silenzio come una morta. Sto spingendo, Dai, vai davanti tu, che a fare la telecronaca fai schifo. Io sono con l'inganno! L'inganno, ti ho fatto passare che sembra di aver dietro un morto. L'ingresso? In curva? Non è dei migliori? L'allarga, mette in prima perché lo sa che esce anche lei in prima, se no non ha trazione. Esatto, prima di impastarci nei tornanti. E svirgola via tra le curve di Bema. Devo andare a lavorare, che mio coglione. La signora dice ciao. Ti supererò quando meno te lo aspetti. Tornante. Mi ha guardato in posteriore, c'era la ghiaia. E infatti ne approfitta. Basta, non mi prendi più. Non esserne così convinto? Sono certo, non ne sono convinto. Ultimo tornante. Come diceva lei allo Stelvio, profumo di vittoria. Attenzione, sono rimasto indietro. Bema, traguardo, vittoria. Bema. Hai la bellezza di 8 minuti. Ma questo come ha parcheggiato? Vai su. Sì, vuoi... cosa fai? No, vai su. Vado su? Ah no, le chiavi, c***o. Orco cane, ti sto venendo addosso. Bene fans, siamo arrivati a Bema, sono le 8 meno 10 di sera e sento uno strano odore di bruciato, penso sia la tua moto. Sì, sicuro. Che bello tenere la marmitta originale col catalizzatore. Non ho soldi. Quindi diciamo che per questo video può essere tutto. Sì,
Ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Luna Colombo, sempre sul pezzo. Ciao papà. Grazie. Prego. Vedi che abbiamo preso tanta di quell'acqua, Bormio. Sì. Sì. Qua uno dei nostri mi segue. L'abbiamo trovato alla prica. Cosa sto qua a mangiare? Ah, ok. Un altro, però ti ha scritto sul gruppo. Non so. Non prendeva il telefono. Arrivava da Bergamo. Ah. Quello là alla brica eravamo fermi a cambiare le batterie. Simpaticissimo. Sì. Simpaticissimo. Anche se non qui sta arrivando gente. Arrivo. Ma papà. Oh. Ma c'è la mamma o arriva dopo? No, c'è la mamma. Ok, arrivo. E in più ci sono anche tutte queste batterie. Vabbè, qua c'è tutta la roba varia ed eventuale. Ma ci sono anche tutte queste altre batterie qua che oggi non ho usato, però che abbiamo. Che fatica. Ah, era aperto. Io lo sto chiudendo. C'è un'altra batteria della GoPro e altre 5 batterie della Sony. Però nel dubbio ne ordinate altre, perché quando si fanno i giri lunghi si arriva un po' tirati.